Intanto svisceriamo questo problema della spiaggia per cani nella zona dell'Annunziata, poco prima della foce del Tordino, e lì è stata prevista dall'amministrazione comunale giugliese. Mi sembra una bella cosa, al di là adesso di dove è stata sistemata, mi sembra sicuramente una bella iniziativa. Adesso, a prescindere dai colori dell'amministrazione, non c'entra niente, ma c'entra perché a me piacciono gli animali, piacciono i cani. Spesso chi ha un cane, chi ha un gatto, spesso non sa bene dove andare, no? Al mare, magari lì non può bagnarsi, lì non può stare sotto l'ombrellone. Però poi è successo invece che all'inaugurazione sono dovuti arrivare i carabinieri, però. Beh, perché sì. Credo i residenti dell'Annunziata hanno protestato, ma come, noi è l'unico, uno dei pochi pezzi di spiaggia libera, adesso ci stanno i cani e noi dove andiamo? È un po' questo, no, il motivo della protesta. Sì, sì, in realtà questa scelta è passata in consiglio comunale, sì. Noi siamo, come è notorio, siete stati favorevoli voi, siamo all'opposizione, scelta. Ma in quella circostanza abbiamo apprezzato l'idea, ci è sembrata una scelta civile e quindi abbiamo dato il nostro voto favorevole con alcuni distinguo, con alcune precisazioni, anche in merito a come era stata appunto ipotizzata questa, sì, realizzazione. A prescindere da questo, io però credo che in democrazia bisogna anche tener conto di quello che poi accade nel momento in cui le proposte vengono calate nella realtà. Certo. Nel caso nel nostro caso, quello di cui stiamo parlando, cos'è accaduto? È accaduto che c'è stata una fortissima protesta sia degli abitanti del quartiere Annunziata, sia degli operatori turistici. Per cui, di fronte a tutto quanto questo, io credo, e noi l'abbiamo fatto con un comunicato, sì, ieri l'abbiamo letto, abbiamo invitato l'amministrazione a ritirare il provvedimento e rielaborarlo e vedere di farlo, di applicarlo, di attuarlo in termini più consoni rispetto a quello che ci può essere un sito, secondo voi, più idoneo? Ma dunque, su questa faccenda noi ci siamo trovati con questa problematica in Consiglio Comunale, l'idea di fondo tutto sommato ci sembrava, certo, apprezzabile, l'abbiamo, adesso non siamo entrati nel merito organizzativo. Dicemmo solamente una cosa in quel frangente, e cioè che andare a ficcarsi nel cuore della spiaggia libera più importante del litorale sud di Giulianova, una spiaggia libera credo che abbia un fronte di 170 metri fronte lineare. Nel cuore di questi 170 metri è stata ricavata questa spiaggia per cani, ovviamente proprietari con i cani, insomma, sì. Sempre come spiaggia libera, però adibita in questa direzione. Nel cuore perché la spiaggia libera complessiva, i 170 metri, sono stati divisi in tre spicchi, il cuore, quello centrale per circa 80 metri di fronte per i cani, e quello che rimaneva veniva suddiviso a nord e a sud, spiaggia libera normale, quindi 45 metri circa a nord e a sud. E noi dicemmo, ma quantomeno è meglio riaccorpare tutto quanto, cioè tipo tiriamo da un lato i 90 metri tutti quanti insieme per, sì, la spiaggia, certo, libera normale, tradizionale, e per... questo può essere in effetti, questo lo dicemmo, ma non fu preso in considerazione. Dopodiché però, di fronte all'attuazione, che ci è sembrata, però insomma l'abbiamo anche vista, ci è sembrata un pochino anche forse non adeguata, perché forse gli spazi adatti per i cani sono quelli anche che hanno l'ombreggio, perché insomma diventa problematico tenere il cane sotto, sì, il sole, e in realtà lì c'è questo perimetro definito da una sorta di il drappo di plastica che gira tutto intorno, delimita questo perimetro, c'è una casetta che non so bene cosa contenga, poi dei bagni chimici e una fontanina per l'acqua. Noi abbiamo visto, e quindi vabbè, sono partite le proteste del quartiere, noi abbiamo visto che le cose si possono organizzare anche diversamente, nel momento in cui poi dopo alla fine è montato tutto quanto questo, noi non governiamo, per cui difficilmente con gli aspetti di dettaglio, di rifinitura, nel momento in cui magari questa problematica acquista il sapore che sta acquistando, sì, cioè molta, sì, contestazione. E abbiamo visto che altrove, per esempio, queste cose vengono fatte e nelle spiagge libere, ma molto magari periferiche e con caratteristiche ben precise, o addirittura vengono proprio fatte all'interno di chalet
che decidono di ospitare anche, certo. Sì, a Rimini per esempio ce ne sono, ma vengono organizzati diversamente. C'è l'ombrellone che ha un ambito più ha un ambito maggiore rispetto agli altri ombrelloni, vengono delimitati, per cui insomma ci sono tutta una serie di precauzioni che possono anche aiutare a gestire. Bisogna la vedere se adesso l'amministrazione tornerà sui suoi passi. Noi se... abbiamo invitato, perché di fronte a quello che è venuto fuori, insomma, bisogna tener conto. Io vorrei ricordare solamente questo: qualche mese fa Giulianova, l'amministrazione, in nome della democrazia, parlò di un sondaggio deliberativo coinvolgente. Sì, sì. Noi l'abbiamo contestato, perché insomma, però se sullo sfondo ti anima appunto la voglia di essere democratico fino in fondo, di fronte a proteste di questo genere, ho visto lei che forse va ripensato. Forse va ripensato, perché tutto sommato c'è da considerare, solamente questo aspetto dico c'è da considerare, che in realtà quella spiaggia libera è la più importante che quella zona della sud di Giulianova, del quartiere Annunziata, ha riacquistato quest'anno una notevole ampiezza, profondità, grazie al fatto che in conseguenza dell'alluvione si è creato un argine naturale a nord che è stralunga dentro, che l'ha protetta e ha fatto accumulare sabbia. E tra l'altro per cui... è l'unico tratto davvero lungo di spiaggia libera, 180 metri. Tanti pezzettini. Sì, 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 sì. E tra le altre cose, noi forse siamo anche al di sotto di quello che prevede il minimo regionale, che è il 20%, per cui bisogna tener conto, perché comunque la spiaggia libera per cani toglie spiaggia libera per tutti quanti gli altri. Insomma, ecco. Allora, tra un po' allargheremo ovviamente il discorso. Prima di sentire una nuova canzone.